Ma allora, la Fabbrica del Nulla innanzitutto nasce come progetto discografico. Infatti è stata Rai Trade, una persona di Pietro Ferri, a chiedermi delle musiche per commentare delle immagini. Quindi è un progetto discografico di musica per immagini. Venne fuori il discorso della fabbrica legato a degli incidenti che c'erano stati in quel periodo in una nota fabbrica straniera in Italia, con insomma degli incidenti gravi, e quindi dal punto di vista così sociale c'era in evidenza questo aspetto. Pronti? Tutti? Carlos? L'accostamento con il Nulla è venuto abbastanza spontaneo, non saprei neanche dire io perché. E poi ho pensato che tutto sommato i due elementi apparentemente così distanti poi alla fine potevano anche essere accostati, e poteva essere anzi una bella sfida insomma da affrontare. Una volta un po' definito il progetto, noi poi siamo entrati in studio di registrazione e abbiamo cominciato a registrare. E per fare questo abbiamo lavorato molto sui suoni, e quindi da due punti di vista, sia come costruzione del suono o dei suoni, ma anche come presa del suono, e da lì il progetto ha preso il via, cominciando con il pianoforte, al quale poi si sono aggiunti tutti gli altri strumenti. C'ha tanti suoni, se, chiaramente io ci faccio il concerto con questi suoni, quindi attenzione. Beh, io partecipo allo spettacolo con i miei flauti, sono diversi flauti, il flauto così come traverso, così come è conosciuto, un flauto contralto, un flauto basso, uno strumento che a me piace molto per le sonorità che si possono tirar fuori. Il lavoro che faccio è un lavoro anche di ricerca di sonorità che naturalmente l'elettronica, l'amplificazione mi permette di esaltare. Poi ho un apporto anche di due flauti etnici, un flauto cinese a membrana molto particolare che suono in un piccolo momento, ma che a mio avviso ha un suono veramente magico, un flauto di bambù africano che usiamo in semina, e anche una piccola kalimba, una zanza, uno strumento africano che per me è diventato una specie di portafortuna che magari anche per un momento utilizzo sempre negli spettacoli che faccio. Collaboro con Massimo da tempo, abbiamo condiviso altri progetti e devo dire che è affascinante lavorare con lui perché mi dà molto spazio, e questo è inusuale per un compositore. Quindi sento anche i suoi lavori come in parte miei, perché è molto aperto alle idee che vengono anche durante il lavoro. E i suoi lavori sono dei work in progress, e in questo senso danno molto spazio ai musicisti. E in particolare ho potuto apportare, soprattutto a livello di sonorità, il linguaggio dei miei strumenti, i suoni, la ricerca del suono dei miei strumenti. Ho visto che questo interessa molto Massimo e ha avuto molto spazio anche nel disco. Io qui suono il clarinetto basso, e poi uno strumento elettronico, l'Electronic Wind Instrument, con il quale è stato fatto un certo tipo di lavoro sempre nello studio, con Rob, tra l'altro fonico bravissimo secondo me, e abbiamo lavorato per mettere dentro questo strumento tutta una serie di suoni che si usano, e quelli non li abbiamo usati, non ho usato questo strumento nel disco, lo usiamo per i concerti. Scusa Carlo, a te il pedale del volume non ti funziona? Eh?
funziona, ma quando si dà le fiammate è un... cioè me ne accorgo soltanto quando ormai l'ha già tirate, non è che lo posso tirar via subito. Allora, io sono pronto, È stato Stefano a introdurmi nel lavoro del disco, della Fabbrica del Nulla. Lui è il direttore del conservatorio dove ha studiato e non so perché è venuto a cercare proprio me con tanti chitarristi che ci sono a Livorno. Mi ha portato allo studio, mi aveva chiesto un lavoro anche un pochino aperto a realtà musicali che non sono quella espressivamente classica. La Fabbrica del Nulla è poi diventato anche uno spettacolo, meglio. Ho pensato che forse, avendo avuto la possibilità di presentare questo lavoro in un teatro, forse poteva esserci lo spazio per delle altre discipline, tra virgolette. L'aspetto su cui ci siamo focalizzate per il lavoro in questo spettacolo è proprio sul rapporto fra musica e danza. È un qualcosa su cui lavoriamo da tempo e che ci interessa particolarmente, quindi per noi è interessante questo dialogo che viene a instaurarsi fra musicisti e danzatori. Io entro dopo il primo motivo che fai. Ah, quindi io posso staccare liberamente, non devo aspettare nessun ingresso. Lei esce sui suoni, lei aspetta te. La cosa che per me è stata la rivelazione, cioè nel senso che mi ha dato un'idea su come muovermi per la scenografia, è stato il fatto che mi ha detto che queste musiche lui le aveva scritte pensando alla ThyssenKrupp. Si è dedicato alla Thyssen, bisogna metterci del ferro. E poi mi disse Massimo anche che avrebbe voluto un video. Da lì, allora, a maggior ragione, l'idea di mettere la lamiera è diventato facciamo un fondale di lamiera. Bisogna fare un suono nuovo, perché lo spazio è nuovo e quindi bisogna godere di quello che lo spazio offre. Cercare sì di portare quel contenuto che avevamo in mente, che in studio è stato costruito, però non tentare solo quella strada, perché sennò si rischia dei suoni di plastica, tentare di far vivere quel suono in questo ambiente. Durante la registrazione del disco ci è venuta la voglia talvolta di contaminare con del suono elettronico. In seguito poi per lo studio del concerto abbiamo pensato di ricostruire un ambiente 3D per diffondere i suoni elettronici in sala ed invece per i suoni acustici la diffusione sarebbe stata solo dal fronte stereo e con la massima attenzione a mantenere la trasparenza e la pulizia del suono. AEG, con la quale si era già collaborato in altre produzioni, ci ha messo a disposizione tecnologia ed hardware. Grazie a Luigi Agostini e grazie anche a Simone Cercignani per la competenza e la pazienza. Quindi abbiamo utilizzato la SPAT Box per la codifica del suono in 3D, poi con la XPAT Player, Massimo Buffetti dal pianoforte ha dato il play alle varie sequenze così come si era appuntato in partitura e con assoluta semplicità e sicurezza. Allora, potremmo fare una prova prima che lui vada via, insomma, da organizzarci un attimo, con la base e le danzatrici e il video. E io magari, e noi aspettiamo un attimo a suonare, me lo guardo un attimo, non so.
La fabbrica del nulla. È stato molto intrigante e affascinante già il titolo, che credo abbia suscitato in noi un lavoro, emozioni, perché questo titolo può essere interpretato in molte maniere. È un progetto aperto, una fabbrica dove ognuno di noi ha potuto dare il suo apporto. Devo dire che il gruppo si è rivelato un gruppo molto interessante, affiatato, con esperienze diverse. Alcuni di noi vengono dalla musica classica, dal lavoro in orchestra, il chitarrista che viene dal classico ma lavora anche nel blues, e tutto questo crea una miscela molto interessante, dove quindi la composizione strutturata si mescola alla ricerca del suono che viene dalla musica contemporanea, all'improvvisazione e all'estemporaneità, e quindi si sta sviluppando anche una collaborazione, una intimità tra i musicisti, e naturalmente tutto questo poi verrà fuori nello spettacolo dal vivo. Insomma.